pochissimi giorni dalla scadenza dell'anno, purtroppo la convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Terni e l'Istituto Bricialdi non è stata ancora firmata. Questo è un nodo amministrativo molto grave, molto, molto importante e delicato. Oggi io sono qua e non è mio compito andare a ricercare le responsabilità di questo stato di fatto. Non è compito mio né voglio farlo. Il mio compito oggi è fare un appello fortissimo agli allievi perché continui a credere nella musica che studiano, con l'impegno che rivolgono verso se stessi, perché questo aumenta la responsabilità di chi deve prendere una decisione e firmare quest'atto. Faccio un appello forte ai genitori che ho voluto convocati oggi a fianco ai propri figli, perché hanno dimostrato anche quest'anno una grande fiducia nei nostri confronti, affidandoceli e anche pagando per questo, perché rappresentino fuori dai Bricialdi il lavoro che i miei colleghi, nonostante molte difficoltà, continuano a garantire. Questo appello lo faccio anche ai miei colleghi docenti e li ringrazio per aver garantito lo stesso il loro impegno nonostante molte difficoltà. Un appello che è un grido d'allarme è quello del nuovo direttore dell'Istituto Bricialdi, Marco Gatti, che in un'affollata assemblea ha invitato tutti a fare la loro parte. La delibera che regola la convenzione tra l'Istituto e il Comune vive una fase di stallo. La professoressa Galia, a nome delle RSU, ha annunciato lo stato di agitazione perché da luglio, ha detto, è aperto un tavolo tecnico per giungere ad una soluzione definitiva per questa convenzione, ma non se ne viene a capo e non conosciamo, ha aggiunto ancora ora la professoressa, le ragioni, ma nonostante le difficoltà e gli stipendi che non arrivano regolarmente, il personale docente ha garantito tutte le attività con serietà e impegno, ma più di questo non è nelle nostre possibilità. Mercoledì, giorno in cui è in programma una seduta di giunta a Palazzo Spada, è stata individuata potenzialmente come l'ultima data utile per chiudere la partita prima che finisca il 2016. È al vaglio la proposta di organizzare per l'occasione un flash mob sotto Palazzo Spada.